Buongiorno Emilia Cannonaco e benvenuti alla prima edizione del nostro giornale. In apertura parleremo di cronaca perché c'è stato questa mattina un arresto eccellente che ha interessato Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, ma procediamo con ordine e partiamo come sempre dai nostri titoli. Arrestato stamattina dalla Guardia di Finanza Antonio Rappoccio, consigliere regionale eletto nella lista Scopelliti ma in quota PRI, il politico, secondo l'accusa, avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di voti sia per lui che per una candidata al Consiglio Comunale di Reggio. Stava partecipando alle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi tra Longobucco e Cropalati quando il mezzo con il quale stava lavorando si è ribaltato. L'uomo è morto sul colpo. A Cosenza la squadra mobile arresta un volontario della Misericordia che aveva appiccato il fuoco in località Noggiano di Rende. Spiraglio nell'avvertenza dei 41 operatori sociosanitari di Obiettivo Lavoro in servizio negli ospedali di Castrovillari e San Giovanni in Fiore, il cui contratto scade domani. Scarpelli incontra i sindacati, possibile proroga fino a dicembre. Ancora impegni disattesi verso i lavoratori della Giseco che da 5 mesi non percepiscono lo stipendio. La storia è sempre la stessa, i comuni non pagano e l'azienda non ha nulla in cassa. Di nuovo buon pomeriggio ad Emilia Cannonaco, corruzione elettorale, associazione a delinquere, truffa, peculato. Con queste accuse stamattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonio Rappoccio, consigliere regionale eletto con la lista Insieme per la Calabria Scopelliti presidente, ma va sottolineato in quota PRI. Secondo la Procura Generale della città dello Stretto, Rappoccio avrebbe creato una serie di società fittizie fantasma, promettendo posti di lavoro in cambio di voti per lui, ma anche per una sua conoscente candidata alle elezioni comunali di Reggio Calabria. In 850 avrebbero pagato 15 euro per far parte di una cooperativa e 20 euro per partecipare ad un concorso in vista sempre del tanto agognato posto di lavoro. La cronaca in apertura. È caduto il gelo sulla regione Calabria per un altro arresto eccellente, quello di Antonio Rappoccio, consigliere regionale in quota al Partito Repubblicano, che sostiene la maggioranza del presidente Giuseppe Scopelliti. La Guardia di Finanza lo ha arrestato in esecuzione di un provvedimento del GIP su richiesta della Procura Generale di Reggio Calabria. Le accuse sono pesanti, si va dalla corruzione elettorale al peculato, dalla truffa all'associazione per delinquere. Rappoccio avrebbe promosso e ideato un meccanismo fraudolento per essere eletto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale del 2010 e avrebbe anche tentato di fare eleggere al Consiglio comunale di Reggio Calabria Elisa Campolo. Tentativo andato a vuoto. Sempre secondo l'accusa, il politico, in concorso con altri indagati, con la costituzione di società fittizie e l'invio di lettere con le quali si comunicava falsamente l'imminente assunzione a tempo indeterminato, avrebbe indotto in errore un gran numero di elettori ai quali veniva promesso un posto di lavoro in cambio del voto a Elisa Campolo. L'accusa di truffa per la Procura Generale deriva dalla circostanza che Rappoccio, insieme agli altri indagati, avrebbe indotto circa 850 persone ad iscriversi, versando 15 euro, ad una cooperativa e a partecipare, dietro il pagamento di 20 euro, a un concorso superando il quale, recitano le carte, avrebbero avuto concrete possibilità di lavoro. Infine, a Rappoccio viene contestato anche il reato di peculato perché le telefonate effettuate per contattare coloro cui veniva prospettato un posto di lavoro sono state effettuate dagli apparecchi telefonici del Palazzo Comunale di Reggio Calabria, presso la sede del gruppo del Partito Repubblicano. E con l'arresto di questa mattina da parte della Guardia di Finanza di Antonio Rappoccio sale a 3 il numero dei consiglieri regionali attualmente, insomma, facente parte di questa legislatura a Palazzo Campanella che sono finiti in manette. Il primo ad essere arrestato, probabilmente lo ricorderete, fu Santi Zappalà. Era il dicembre del 2010 e le telecamere di un sistema di videosorveglianza lo immortalarono mentre si stava recando a casa del boss Giuseppe Pelle, presumibilmente per
chiederne il sostegno elettorale. Nel novembre dell'anno scorso, del 2011, nell'ambito dell'inchiesta Infinito della DDA di Milano, è stato arrestato un altro esponente del PDL, Franco Morelli. Secondo la magistratura milanese, avrebbe intrattenuto rapporti con le cosche dell'andrangheta dei Valle Lampada. Ci chiediamo, queste responsabilità naturalmente sono responsabilità personali, ma ci potrebbero essere delle ripercussioni di natura politica? Risponde il servizio di Valentina Palmieri. Dalla regia mi comunicano che questo servizio non è ancora pronto, anzi è pronto, lo vediamo subito. Appena il tempo di rinsaldare le fila e di giurare fedeltà al patto di legislatura che la maggioranza che sostiene il governo Scopelliti si trova a dover fare i conti con un'altra tegola. Per carità, nulla a che vedere con il resto della pattuglia, perché si tratta di responsabilità personali, ma è pur sempre un componente del gruppo di maggioranza che finisce nel mirino della magistratura. Le accuse tutte da provare sono pesanti, a tal punto che, appresa la notizia, più di uno ci ha tenuto a precisare che Antonio Rappoccio, seppur eletto nella lista Scopelliti presidente, non ha nulla a che vedere con questa formazione, essendo lo stesso ospite perché tesserato con i repubblicani. Lo stesso Nucara, segretario nazionale del partito, si è mosso immediatamente sospendendolo in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine. Questo ennesimo scivolone presta il fianco agli affondi dell'opposizione. Tra le prime forze politiche a far sentire la propria voce c'è Sinistra Ecologia e Libertà, che per bocca del suo segretario regionale Di Martino avanza l'ipotesi di inquinamento nelle ultime competizioni regionali. Per l'esponente del partito di Vendola l'inchiesta che ha portato all'arresto di Rappoccio non è un caso isolato. L'elenco, dice, va sempre più allungandosi. Insomma, non c'è davvero pace. Sembra quasi di rivivere le stesse situazioni di qualche anno fa. Sospetti, dubbi, inchieste, arresti, come se vi fosse una sorta di maledizione che incombe sul massimo organismo politico regionale. Certo, i distinguo sono necessari, ma l'immagine che l'agone politico proietta oltre i nostri confini non è certo edificante. Vedremo adesso quali saranno le reazioni all'interno della compagine amministrativa, se e quando il governatore farà sapere quel che pensa di questa brutta, assai brutta vicenda. Voltiamo ora decisamente pagina. Isabella Roccamo nel suo servizio ci racconta due storie parallele che hanno come protagonisti altrettanti volontari, le cui vite però sono completamente diverse. A Cropalati la notte scorsa un volontario dell'AFOR è morto mentre stava spegnendo un incendio. Lui in realtà era a bordo del mezzo dell'AFOR che si è ribaltato, il volontario è rimasto incastrato tra e la miera, è morto e lascia 4 figli. Ed era il 21 agosto quando a bordo di una automobile di proprietà di un'associazione di volontariato, La Misericordia, un uomo di 48 anni invece raggiungeva la località Noggiano di Rende per appiccare un incendio. Peccato per lui, però sul posto c'era in borghese un agente della squadra mobile della questura di Cosenza che lo ha notato, lo ha anche riconosciuto perché a quanto pare l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, e l'incendiario oggi è stato arrestato. Sentiamo Isabella. Longobucco continua a bruciare e adesso c'è anche una vittima. Si chiama Antonio Sommario, aveva 54 anni, il volontario dell'AFOR che nella notte ha perso la vita mentre cercava di spegnere un incendio. Lascia 4 figli. Insieme ad un collega stava raggiungendo una zona al confine con Cropalati, interessata da un vasto incendio. La strada però ha ceduto e il mezzo sul quale erano a bordo si è ribaltato. Antonio Sommario è rimasto incastrato tra le lamiere. Per lui non c'è stato nulla da fare. Solo in mattinata i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere il corpo ormai senza vita. Gravemente ferito il collega che era insieme a lui. Rabbia e amarezza nelle parole del sindaco Luigi Stasi dopo la tragedia. Una morte, quella del volontario 54enne, causata dai piromani che in questi mesi hanno devastato il territorio. Qua siamo 4 comuni, Paludi, Cropalati, Caloveto, Longobucco, che vengono continuamente attaccati da piromani, da incendi. Ci sono i mezzi che continuamente sono su questo territorio per spegnere gli incendi, e in questo frangente naturalmente quello che ci ha lasciato la vita era uno di quelli che praticamente era sempre disponibile a disposizione con l'autobotte dell'AFOR per andare
a spegnere i roghi appena cominciavano a nascere. E la comunità è sotto shock naturalmente, siamo da stanotte che siamo stati sul posto, sono stato chiamato dal sindaco di Cropalate perché la tragedia si è consumata sul territorio di Cropalate, che è il limitrofo al nostro. Arrenda invece è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Cosenza, l'uomo che il 21 agosto scorso ha appiccato il fuoco che a Noggiano ha distrutto 2 ettari di bosco. Si tratta di Antonio Rago, 48 anni, pregiudicato operatore dell'ente volontario Misericordia. Per lui sono stati disposti i domiciliari. Il 48enne è stato notato da un poliziotto libero dal servizio allontanarsi a forte velocità a bordo di un'auto della Misericordia dal luogo in cui subito dopo si è sviluppato l'incendio. Sono state così avviate le indagini coordinate dal PM Antonio Tridico che hanno portato oggi all'emissione della misura cautelare. Secondo gli inquirenti c'è un concreto pericolo di reiterazione del reato. Massima attenzione dunque sull'allarmante fenomeno degli incendi da parte della Procura Abruzia, guidata dal procuratore capo Dario Granieri e dall'aggiunto Domenico Eroma, che hanno disposto un controllo capillare del territorio per individuare i responsabili dei numerosi roghi che stanno distruggendo decine di ettari di bosco, mettendo a rischio anche vite umane. E le fiamme sono tornate ancora a divampare nel centro storico di Rende. Vi mostriamo queste immagini girate soltanto pochi minuti fa dal nostro operatore di riprese Massimiliano Fino. Siamo praticamente nel cuore della città vecchia di Rende e in alcuni punti, ecco, lo stiamo vedendo adesso, le alte lingue di fuoco si sono avvicinate alle abitazioni. Vedete qui, insomma, gli abitanti di queste case fortemente preoccupati, tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che comunque sono impegnati su più fronti in diverse zone della provincia di Cosenza. Anche in questo caso, insomma, si palesa una chiara natura dolosa dell'incendio e speriamo che anche relativamente a questo grande incendio si possa presto arrivare all'individuazione dei responsabili, persone che non soltanto danneggiano, distruggono il nostro patrimonio ambientale, ma come avete visto al servizio precedente, direttamente o involontariamente, fate un po' voi, causano la morte di volontari e comunque mettono in pericolo anche la vita di chi per lavoro è costretto a intervenire o anche di chi più semplicemente abita in prossimità di questi terreni, insomma, colpiti dalle fiamme. Cambiamo un argomento, parliamo adesso di lavoro. Salvo Baldino ci racconta di 41 operatori sociosanitari che da circa 10 anni, assunti da una società interinale, prestano la loro attività presso gli ospedali di Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Il loro contratto di lavoro scade domani, quindi praticamente tra pochissime ore. Questa mattina, accompagnati dai sindaci e dai rappresentanti sindacali, hanno incontrato il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza Scarpelli. Pare che il contratto venga prorogato almeno fino a dicembre. Trasferta cosentina per gli operatori sociosanitari degli ospedali di San Giovanni in Fiore e Castrovillari, 41 in tutto, che hanno trascorso la mattinata in via Limena davanti la sede dell'azienda sanitaria provinciale. Domani scade il contratto, ci sarebbero già le lettere di licenziamento. Dopo circa 10 anni di proroghe rischiano di tornare a casa. Devo vedere che devo fare, perché devo portare qualcosa a casa, che c'ho anche un mutuo ogni mese. Ho dovuto trovare i garanti per farmi un mutuo, per vivere, perché ho i figli, ho moglie. La speranza per i precari di Obiettivo Lavoro è nell'incontro tra il direttore generale dell'ASP, Gianfranco Scarpelli, i sindacati, i sindaci delle città della Sila e del Pollino, attorno al tavolo per trovare una soluzione, 2 ore di discussione, poi lo spiraglio. Il direttore ci ha spiegato che domani incontrerà i vertici della regione. Noi ci auguriamo che giovedì mattina, al nuovo incontro con il direttore dell'ASP di Cosenza, troviamo la soluzione definitiva per dare a questi lavoratori una certezza. I lavoratori continueranno a lavorare o si asterranno? I sindacati hanno dichiarato che hanno mostrato la loro massima disponibilità finché per un giorno o due non ci sia discontinuità nei servizi.
Gli OS si occupano dell'assistenza diretta del paziente, nel tempo sono diventati fondamentali, dicono i sindacati, che propongono una soluzione a medio termine. Noi chiediamo in ogni caso una proroga fino al 31 dicembre, come sono state prorogate tutte le altre forme di precariato presenti nell'ASP. Quindi chiediamo che questi lavoratori abbiano, come dire, pari dignità rispetto ad altre tipologie. Ovviamente al 31 dicembre c'è la possibilità di ragionare meglio anche in vista di un commissariamento che probabilmente non ci sarà più, un piano di rientro che avrà maggiore chiarezza anche sugli esuberi. Puntiamo ad una proroga per poi vedere di concretizzare meglio, con maggiore calma e senza l'assillo dei licenziamenti, la situazione. Il blocco delle assunzioni non permette la stabilizzazione, ma strappare tempo e continuare a lavorare, questo è il risultato che vogliono ottenere. Si ragiona sul presente, il futuro si vedrà. Ed è un futuro invece buio, assai buio, ancora una volta quello dei dipendenti della Giseco, la società che gestisce i servizi di depurazione in una ventina di comuni della provincia di Cosenza. Più volte, anche prima di questa, diciamo, della stagione estiva, abbiamo raccontato di questi lavoratori da mesi senza stipendio. La loro storia sembra essere sempre la stessa. Gianluca Pasqua. Un giorno di protesta, 24 ore di stop per l'impianto di depurazione di Contrada Coda di Volpe gestito dalla Giseco. I 37 dipendenti tornano sul piede di guerra dopo un mese di tregua. Nel frattempo la loro situazione lavorativa non è cambiata di molto, restano 5 le mensilità arretrate e la mezza busta paga ricevuta ad agosto è stata soltanto un contentino che non ha di certo cambiato lo stato delle cose. La situazione è difficile. Nei mesi scorsi i dipendenti dell'impianto, che serve una ventina di comuni del Cosentino, sono stati i protagonisti di clamorose forme di protesta, l'occupazione della struttura e il presidio della ciminiera da parte di alcuni operai. Durante la protesta i lavoratori hanno avuto un colloquio con un funzionario dell'azienda che ha assicurato l'impegno a portare il loro messaggio ai vertici. I problemi della Giseco hanno un'origine comune a quelli delle aziende che servono gli enti locali in questa fase di crisi economica. I comuni hanno tempi lunghissimi nel pagare i costi della depurazione. A farne le spese, questi lavoratori, senza un soldo in tasca e indebitati fino al collo. Per il momento quella dei dipendenti è soltanto un'assemblea. Si spera che nei prossimi giorni abbiano un seguito gli impegni presi nei mesi scorsi. Era stato redatto un piano di rientro, è il momento di metterlo in atto. Ci spostiamo adesso a Vibo Valentia perché in data odierna la società Sorica l'ha comunicato che a causa di un improvviso guasto sulla condotta adduttrice e l'acquedotto Alaco in località 5 nel comune di Soriano, appunto anche per il comune di Vibo Valentia, con annesse le frazioni di Vibo Marina, Vena Superiore, Inferiore e Media, sarà sospesa la fornitura dell'acqua fino a risoluzione del problema, lo rende noto il comune di Vibo. Si precisa inoltre che a causa del problema e alla risoluzione dello stesso, nella fase di normalizzazione della fornitura si potrà verificare turbidità dell'acqua erogata a causa dell'assenza di liquido per più giorni all'interno delle tubature. Si invita pertanto la popolazione a ridurre i consumi, tenendo presente che disagi potranno verificarsi anche nelle successive giornate. Voltiamo ancora pagina. Nel prossimo servizio il campionato di tiro con l'arco, più di 300 atleti vi prenderanno parte e si terrà in Sila. La Calabria di nuovo grande vetrina dello sport. Il campionato italiano di tiro con l'arco, specialità tiro di campagna, sarà ospitato per la sua 44esima edizione il 1 e il 2 settembre al Cupone, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Si tratta di un importante ritorno, visto che già un'edizione molto significativa e partecipata dei campionati per arcieri si era tenuta in Sila appena 3 anni fa. La presentazione ufficiale dell'evento è avvenuta nella sala convegni del centro visite del Corpo Forestale dello Stato. Io devo fare i complimenti e sono stato realmente contento quando mi hanno richiesto di fare questo campionato qui a Camigliatello Silano. Il fatto che 3 anni fa abbiano fatto uno stupendo campionato è stata una carta in più a convincere gli atleti ad sobbarcarsi chilometri e chilometri di distanza per arrivare qua. Ne merita realmente il viaggio per arrivare qui sulla Sila con
dei posti bellissimi e proprio il luogo adatto per fare un campionato italiano Anterefield. Gli iscritti sono oltre i 300, quindi saranno rappresentate tutte le regioni d'Italia e tutte le classi e categorie. Noi arriviamo da 8 giorni, l'altra settimana arriviamo da un campionato del mondo in Francia, in cui come al solito la nazionale italiana si è fatta ben valere, non è arrivata stavolta prima nel medagliere, però poco ci mancava. Comunque una medaglia d'oro, 4 d'argento e 1 di bronzo rappresentano lo stato di forma dei nostri ragazzi. Saranno tutti qui presenti e quindi spero realmente un bellissimo campionato. La manifestazione agonistica sarà accompagnata anche da momenti di spettacolo e da degustazioni di prodotti enogastronomici. Prima di andare avanti con gli argomenti dedicati alle tante iniziative in corso in questi giorni, ritorniamo alla cronaca perché la polizia ha fermato un giovane Pasquale Cadorna di 28 anni accusato di essere il responsabile della rapina compiuta il 10 agosto scorso ai danni di un ufficio postale a Lamezia Terme. Il colpo fruttò un bottino di 840 euro. Dalle indagini è emerso che Cadorna prima della rapina aveva effettuato alcuni sopralluoghi davanti l'ufficio postale. In casa del giovane sono stati trovati il passamontagna e il coltello utilizzati per compiere la rapina. E come vi anticipavo, ci sono ancora altre iniziative di cui vogliamo parlarvi in questa edizione del nostro giornale. Allora torniamo a Vibo Valentia per un battello molto speciale, carico di bambini, a cui si tenta di inculcare la cultura del rispetto dell'ambiente. Eccola la barca dell'Istituto Nautico di Pizzo. Eccola a realizzare il suo primo approdo al pontile Carmelo di Vibo Marina dopo il giro dimostrativo al largo del Golfo di Sant'Eufemia tra il porto e la spiaggia di Pizzo, nel giorno della consegna ufficiale. È un evento importante perché dota un istituto che è pensato per chi sceglie di lavorare in mare e per il mare del mezzo fondamentale per esercitarsi in mare. La barca è stata acquisita grazie alla progettazione attraverso i PON messi a disposizione dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo. Ecco perché questo che è stato considerato un evento lo si è voluto celebrare solennemente con una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti istituzionali. Con la consegna della barca stamattina si chiude un progetto che diventa importante anche a livello operativo per i ragazzi. Sì, sono molto importanti questi finanziamenti che riusciamo, le scuole in una situazione come la Calabria, a portare gli studenti a delle cose che quando io ero ragazzo, quando noi eravamo ragazzi, non c'erano queste occasioni. Il nautico, la sua caratteristica è il mare, c'è una barca a vela che ha avuto un finanziamento 2 anni fa e oltre alla barca a vela ha 2 lance e ha delle canoe e che devono essere messe a disposizione del territorio. Quando dico questo, le scuole devono essere aperte al territorio, penso che siano cose concrete. Questo per far capire alla cittadinanza che la scuola ha un po' cambiato atteggiamento, è una scuola aperta, è una scuola in cui il territorio deve interagire, non più col cancello, io sono studente e l'insegnante, c'è lo studente e l'insegnante, ma c'è anche il cittadino che può entrare, interagire e trovare dei momenti in cui noi possiamo tranquillamente aprire le scuole al territorio e dare la possibilità, l'opportunità a chi non l'ha avuta per varie ragioni di imparare per esempio il computer, di andare lì a farsi anche un corso di musica. E c'è una doppia rettifica, così facciamo un passo indietro, da fare relativamente al servizio di Isabella Roccamo che ci dava conto del drammatico incidente che si è verificato la notte scorsa a Longobucco. Il nome della vittima è Giuseppe Caruso, noi erroneamente ne avevamo fornito un altro e poi non era un volontario bensì un operaio, dunque un dipendente da molti anni dell'agenzia regionale AFOR. Adesso a Diamante, sull'Alto Tirreno Cosentino, il bellissimo centro storico ha ospitato la 9ª edizione del Giro di Mezzanotte. Viene rivalutata molto la cultura e l'aspetto turistico anche di queste perle, in questo caso di Diamante, proprio il caso di dirlo, e di posti dell'Italia che si sono persi o che magari non vengono così valutati. L'arte da parte sua è già di per sé un argomento e un modo di espressione che
che valorizza qualsiasi aspetto della vita, dell'esistenza e dell'animo umano. È stata una vera e propria manifestazione di arte partecipata questa nona edizione del Giro di Mezzanotte, tra l'altro in una location come quella di Diamante che è assolutamente straordinaria, quindi diciamo che sono contenta per il pubblico, sono contenta per tanti turisti che ci hanno fermato e continuano a chiederci ancora tante cose sul Giro di Mezzanotte, e sono contenta anche per gli artisti che sono riusciti anche a non solo divertirsi ma a dare qualcosa di loro che magari molte volte nei concerti non riesce, quindi il giro è magico per questo motivo sostanzialmente, quindi siamo tutti soddisfatti, tutti contenti, ringraziamo anche l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale e il Dipartimento Spettacolo per averci concesso di farlo qui a Diamante, e veramente non so cos'altro dire, perché quest'anno è stato veramente un successo inaspettato, nel senso che la location non era semplicissima, perché c'è molta gente, c'è molta confusione, il giro ha bisogno di una sua atmosfera, invece è andata meglio del previsto. Ora spazio come sempre in chiusura di giornale alle previsioni del tempo. Allora è davvero tutto, adesso non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo che l'informazione torna in diretta alle 17. Arrivederci.